Ciao, che cosa abbiamo visto? I Power Ranger! Sono imbattibili, irresistibili, Ovviamente io non volevo i Power Ranger! Però ti ho portato a vedere La Bella e la Bestia. Infatti. Ok. Però li abbiamo visti sempre grazie alla Vodafone. Poi ormai andiamo al cinema gratis. Vabbè, comunque. Ok, vai. Okay. Di che parla? Spiega tu. Di Power Rangers. Ma di che parla? Allora, di cinque ragazzi che devono salvare la Terra. Bene. E trovano delle pietre colorate. In un monte. Montezuma. Simile. Scavando. E queste pietre colorate le aveva lasciate. Perché scavando e poi fatto così? Che non è scavando. Rompendo. Ho capito. Queste pietre colorate. Però non ti fa gli spoiler. No, erano state lasciate da qualcuno. Secondo non so me. Non raccontare senza fare gli spoiler. Vabbè, allora ci provo un attimo io. Vai. Poi la prossima volta lo fai tu. Vai, fallo tu. Fallo tu. Dici. Allora, facciamo così. Adesso lo faccio io. La prossima volta lo fai tu. Vai. Ok. In pratica siamo andati a vedere il film. Prima di tutto, per quale motivo? Perché soprattutto per le persone bambocce come me, che sono cresciute vedendo i Power Ranger. Cioè, cazzo, fanno il film dei Power Ranger e sei diventato un bamboccio grande. E necessariamente dovevamo vederlo. Esatto, te lo devi andare a vedere per forza. Sì. Pur conoscendo in pratica ogni singolo particolare, qualsiasi cosa di quel film. Cioè, già la conoscevo io, ovviamente. Io non me li ricordavo tanto bene. Infatti tu mi facevi le domande e non sapevo rispondere. Sì, vabbè. Quindi c'è la trama. Sono ancora rossetto. Dio, te l'ho tolto. Comunque, la trama quindi è la stessa proprio del telefilm, ovviamente. Parla proprio della nascita dei Power Ranger. Che cosa è successo? Cioè, che cosa ha fatto sì che cinque ragazzi diventassero dei Power Ranger? E la... cosa? Ah? Che hai detto? Cantavo. Che cantavi? Power Ranger. I Power Ranger. Vabbè, comunque, la cosa che mi ha sorpreso è che non è infantile. Io me l'aspettavo molto più infantile. Perché? Perché quando sono andato a vedere Jurassic Park, l'ultimo che hanno fatto, ero super gasato, ero felicissimo, sembravo veramente un bambino. Perché dovete sapere che, a te già te l'ho detto, che Jurassic Park è stato il mio primo film visto al cinema. Non mi hai detto niente. Ah, Ronna, mi è meno male che tengo in registrazione. Con un'altra ragazza. Te l'ho detto. No, mi stai Te l'ho detto e ci sei dimenticato. Uffa, io ho una memoria buona a differenza tua. Tu quando non mi senti dici lo stesso sì. È vero. Vabbè, comunque, siccome è stato il mio primo film Jurassic Park, sono andato a vedere al cinema l'ultimo film che hanno fatto, che ero grande, ero super felicissimo. In realtà è stata una cagata pazzesca. Quindi io, infatti, ti ricordi, ti dicevo, ma sarà proprio una cagata. Sto Power Rangers, ma lo dobbiamo andare a vedere perché sa da fa, si deve fare per forza. E sono rimasto piacevolmente colpito, perché non è infantile così come in realtà mi aspettavo fosse. Che è ovvio che è infantile vedere comunque dei supereroi, e soprattutto è infantile vedere dei supereroi come Power Ranger fanno, cioè, che si picchiano e fanno i balli. Io mi ricordo gli Spartis, come cazzo si chiamavano, vabbè. Però la storia è fatta più per un pubblico, secondo me per lo stesso pubblico di quei 15 anni, quei 13 anni, di quei 12 anni, che però sono cresciuti e sono diventati trentenni, e quindi c'è tutto sommato sono funzionati però poi per E quindi l'hanno accettato, diciamo, di buon gusto. Sì. Che cazzo c'è da dire? È fatto bene, è begli carino. Effetti speciali, è sicuramente molto più attualizzato, diciamo, perché una cosa sono gli anni 90 e una cosa è adesso. No, è carino, comunque mi è piaciuto abbastanza. Che cosa che ti è piaciuto di più del film e cosa meno? Dun 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 dun. Non me lo ricordo. Come non te lo ricordi? Aspetta, non mi ricordo. Mi è piaciuta la battaglia finale tra i due mostri là, quello grande. Poi quando quello si mette grande, la... Megazord. Quando si mette quell'altro Golden. Goldor. Stai confondendo con Goldrek. Ma... E poi quando tipo si mettono sopra quei cosi. Quali cosi? Quei cosi giganti che loro all'inizio non sanno guidare. Gli Zord. Quelli, mi scusa, piace. Mega Zord.
Che in pratica tutti gli elementi che ci sono nel telefilm ci sono tutti quanti, cioè quindi c'è il cattivo Rita, quella là insomma che sta sulla luna. E poi tra l'altro nel film si spiega, perché nel telefilm non si spiega il motivo per il quale Rita si trovi sulla luna, mentre invece nel film si spiega, Sì. alla fine cioè, si capisce il motivo per il quale sta sulla luna. Che cosa ti è piaciuto? A me allora, il fatto ecco che abbia spiegato come i Power Rangers siano diventati Power Rangers, quello mi è piaciuto Perché molto. in quello lì no? Sì, ma in una puntata da 25 minuti, ma che devi spiegare? Poi mi è piaciuto tantissimo il fatto che i personaggi siano molto più caratterizzati rispetto a quelli del telefilm, perché quelli erano veramente per bambini, mentre Sì. invece qui sono molto più umani, hanno diciamo le loro debolezze, come per esempio per dire il Power Ranger blu. Quello per me è stato il personaggio più Bello, bello, il bello, più bellissimo. intelligente, fatto meglio, curato meglio nei Veramente. dettagli. Però io sono il Red. Tu sei in Red? Sì. E perché tu sei in Red? Perché io comando. Tu comandi. Fustino! Perché non è vero? Sì, tu comandi, è vero. Fin quando lo decido io. Vabbè, ma io basta che ti guardo così. Comunque, un'altra cosa che mi è piaciuta, non eri sicura di venire nella ripresa, quindi stavo facendo più vicino. No, in realtà voglio un po' di coccole. Ho capito. Un'altra cosa che mi è piaciuta tantissimo. Cazzo, quando non delude in niente, non Cosa, delude in cosa? nulla. Cioè, ci stanno tutte le cose che volevo vedere. Cioè, quindi la trasformazione, che ci sta, come si chiama, il capoccione lì, il capoccione, il capo dei Power Rangers, Ah, Gordon. Gordon, ci sta Gordon, Ossia. che cazzo ne so, così, vabbè, cioè, lo chiameremo Gordon, ci sta il robottino. Non mi ricordo manco come si chiama. Sì, quello è carinissimo ed è diverso Ah, rispetto come è carino questo! AZ, come si chiama? a. Quello è dentifricio. Mado. Vabbè, comunque. La cattiva. A parte che è una figa. Cioè, Sì, è proprio bella. esagerata. E Sì. non è. Cioè, non è come quella nel telefilm. Che vuol dire una figa? Nel senso che. Sto io di. Amami. Amami. Zero. Allora, ui, che è successo? Vabbè, comunque, la cosa che mi è piaciuta, e noi quindi stavo dicendo, cioè, ci stanno proprio tutti gli elementi, tutte le cose, cioè, ci stanno gli Zord, ci sta il Megazord, c'è cioè, finale, poi, cioè, che è una figata, è una figata, sì, no, mi è piaciuto. Allora adesso abbiamo visto uno che piaceva a me e uno che piaceva a te. Vabbè, ma anche La Bella e la Bestia mi è piaciuto molto. Vabbè, anche a me sono piaciuti i Power Rangers. Vabbè, e cosa che mi è piaciuto di meno? Cosa ti è piaciuto a te di meno? Fammici pensare. Che tu cazzo fa? E mi prenderò sprovvista. Gesù, è quella è la cosa della diretta, capiamo tutto quanto stanno vedendo. Non è diretta. E quindi non lo so. Non mi ricordo che cosa ho fatto vedere. No, ma non c'è una cosa che mi piaceva di meno. Che vuol dire? Mi è piaciuto di meno. Non c'è stato niente che ti è piaciuto di meno. Dici tu. No, sinceramente non c'è stato nulla che mi è piaciuto di meno, rispetto a quello che mi aspettavo. Appunto, Cioè, allora questa è la che vuoi? cosa. Perché vuoi sapere da me cosa mi è piaciuto di meno se a te non c'è stata Perché una scena che ti è piaciuta di meno? ti volevo far parlare. Ma non c'è Ma è stato. il No, sono incinta. Mi hai preso con l'inganno. Dai, E quindi? quindi ci è piaciuto. Sì. Ok. Votiamo. Votiamo. Vai da 1 a 10, 1 Va bene. cacca, 10 Bellissimo. panino col kebab. No, il panino. Ok. La pita col kebab. Vai. Ok. Al mio 3. Sì. Però non si capisce niente di quello che diciamo. In che senso? Quando io dico un voto e tu dici un altro, se sono E poi diversi. dopo decidiamo un voto comune se sono diversi. Ok? Va bene. 1, Sì. 2, 3, 6 e 6. mezzo. 6 e mezzo, Oh, 6. pensavo che io davo meno di te. Addirittura. E a te ti è piaciuto così tanto.
Io ho dato 6 e mezzo perché mi è piaciuto. Però, per esempio, a Life abbiamo dato 7. Io avrei dato sinceramente 5. 5? 5. E ho dato 6 per una questione di affetto. Sì. Il tuo voto non combacia con quello che hai detto prima. Se tu... Cioè, ho detto che è bello in base alle aspettative che avevo. Io sono entrato dicendo che faceva cagare questo film ancora prima di vederlo. Ne sono rimasto soddisfatto rispetto alle aspettative. Non significa che però sia meglio della Bella e la Bestia. O magari meglio anche di Life, per dire. Assolutamente no. O meglio, che ne so, di Spider-Man. Io non avevo aspettative. No, io invece ce l'avevo e pensavo fosse una schifezza di film. E invece non lo è. Avrei dato 5 per essere obiettivo, ma 6 lo do con il cuore, perché comunque è una cosa che mi lega alla mia infanzia. Secondo me 6 è il voto più giusto. 6 è il voto più giusto? Sì. 6? Ci sei? Ci sono. Ti piace il 5? Vai! Chiudi tu? Ciao! Ciao!